ogni immersione che fai, che sia in subacquea, che sia in apnea o con un sottomarino o quello che vuoi, dovrebbe essere in totale assenza di dolore. Non dovresti sentire nemmeno un leggero fastidio alle orecchie. Quindi, se per te non è così adesso, sei sul video giusto. Oggi siamo qui con il nostro amico Davide D'Ameno, apneista professionista e istruttore, che ci spiegherà come compensare le orecchie. Ma aspetta, prima ti spieghiamo cosa succede alle orecchie quando andiamo sott'acqua. Allora, praticamente il nostro corpo è principalmente fatto d'acqua, tranne per due sacche d'aria, i polmoni e un canale che collega le tube qua dietro, diciamo il naso e le orecchie, i timpani. Più andiamo in profondità, più la pressione esterna dell'acqua aumenta e noi ci schiacciamo. Il nostro corpo, diciamo le gambe, le braccia, la testa, non ne sentono un effetto. Quello che invece subisce il nostro effetto sono le due sacche d'aria. I polmoni però sono elastici, quindi più andiamo giù, più si comprimono come un pallone. Diminuiscono di dimensione con l'aumentare della profondità e questo non è un problema perché sono studiati per farlo, progettati proprio specificatamente per farlo. Invece il canale tra le tube e i timpani è fatto da ossa che non sono elastiche, non si possono comprimere, e dalla membrana che è il timpano, che assorbe tutta la pressione esterna di questa zona. Come vedi in questa dimostrazione, il bicchiere rigido sono le ossa, la plastica deformabile è il timpano che raggiungendo i 3-4 metri è molto deformato. Questo è il motivo di quella sensazione di fastidio o fischio che senti nelle orecchie se non compensi correttamente. Infatti compensare è la soluzione, serve a portare aria sul lato interno del timpano per pareggiare la pressione esterna e riportarlo in una posizione neutra in cui non si ha alcun dolore o fastidio. Adesso vediamo due tecniche fondamentali per andare sott'acqua senza avere dolore alle orecchie. La prima di queste due tecniche è il Frenzel, quella che faccio anch'io. Semplicemente tappati con le dita il naso e spingi aria dal naso. In questo modo dovrai sentire le tube che si aprono, un qualcosa nelle orecchie. Lo puoi provare anche tu in questo istante davanti al computer. Se senti qualcosa nelle orecchie vuol dire che sta funzionando correttamente. La seconda tecnica è hands free, un po' più complessa, chiamata anche compensazione senza mani. Puoi aprire le tube ottenendo lo stesso effetto che si ottiene con la tecnica Frenzel, ma non tappandoti il naso, bensì deglutendo. In questo modo le tube si apriranno ugualmente. Provate a fare pratica con entrambe le tecniche, con una delle due avrete sicuramente successo. In acqua ovviamente dovrete andare molto più cauti, compensate sempre metro per metro, non andate troppo giù senza compensare, altrimenti vi farete male e se vi si apriranno le tube una volta già troppo fondi sentirete una grande botta nelle orecchie e questo potrebbe essere pericoloso. Invece metro per metro è la chiave. Infine ricordatevi che è necessario compensare solo per andare verso il fondo, quindi scendendo, mai in risalita. Adesso vediamo un esercizio per imparare a compensare in sicurezza e anche un paio di motivi per cui potresti non riuscirci subito. Se uscite con la barca, utilizzate la catena dell'ancora per scendere sul fondo. Scendete sempre, mi raccomando, lentamente, un metro alla volta e provate a compensare. Se raggiungete 2 metri di profondità e state bene, non percepite alcun fastidio all'orecchio, vuol dire che state facendo la tecnica in modo corretto. In alternativa, se non siete in barca e siete in spiaggia, attaccatevi sempre a 2 metri di profondità ad un sasso sul fondo. Se compensate, non sentite alcun dolore, state bene, non percepite fastidio alle orecchie, vuol dire che state eseguendo ancora una volta l'esercizio correttamente. Se fate fatica a compensare o a svolgere questa tecnica sott'acqua, provate a uscire fuori e a compensare a secco. Quindi di nuovo tappatevi il naso con le dita, soffiate aria dal naso, se le orecchie si stappano riprovate sott'acqua. Se sentite di avere poco fiato durante questi esercizi, abbiamo già fatto un video con Davide a riguardo per avere più fiato nei vostri polmoni e per prolungare le vostre apnee, lo trovate qui in alto. Adesso vediamo alcuni motivi per cui potreste fare più fatica o qualche giorno addirittura non riuscire a compensare. Se non doveste riuscire a compensare, è possibile che le cause possano essere varie, un mal di testa, un raffreddore o anche una sinusite. Quindi in questo caso non ha senso continuare a forzare, perché sennò vi farete semplicemente più male. Vi consiglio di non forzare assolutamente la compensazione, di prendervi 1 o 2 giorni fuori dall'acqua, fare i risciacqui nasali con acqua di mare oppure acqua fisiologica. Se ovviamente il problema dovesse persistere per più di qualche giorno, vi consiglio di consultare il vostro medico. Se invece siete perfettamente in salute e non riuscite comunque a compensare, scriveteci nei commenti che vi diamo qualche esercizio da fare a secco, così che riuscirete anche voi. Intanto non perdetevi il nostro prossimo video in cui vi faremo vedere alcuni esercizi da provare a secco per migliorare la vostra apnea. Adesso potete finalmente godervi una fantastica estate di immersioni e soprattutto senza dolore. Per oggi è tutto, ciao!